Ciao tutti e benvenuti sul mio canale e in un nuovo video. Nel video di oggi vi faccio vedere i detersivi e i prodotti per la casa terminati nel mese di maggio. Ne ho accumulati un po', così almeno non faccio due mesi consecutivi e non faccio video troppo lunghi che diventano veramente noiosi. Spero che questo video vi tenga un po' di compagnia e che comunque vi sia utile. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a vedere i prodotti. Per il video dei terminati, eh, per quanto riguarda i detersivi del mese di maggio e anche i prodotti per la casa, come vedete, nuova location perché mi hanno sfrattato dalla location dove giro i video, ovviamente location molto arrangiata, ma comunque ci facciamo andare bene anche questa, così vi mostro questo bustone pieno di prodotti terminati. Iniziamo subito. Primo prodotto che liquidiamo in pochi minuti perché l'avete visto e rivisto, chi mi segue ovviamente in ogni eh, video dei terminati perché ormai lo compro da sempre, è Sole. Questo è quello con olio d'argan per eh, capi colorati, io lo utilizzo anche per i bianchi, un po' per tutti, è quello con il tappo rosso. Mi trovo benissimo sia con questo, sia con quello col tappo viola, ho utilizzato anche quello col bicarbonato. Niente da dire, detersivo della vita. Anche questo ammorbidente lo liquidiamo in pochi minuti perché l'avete visto e rivisto anche nell'ultimo video che riguarda i detersivi, è l'Enor Panarea, un amore da quando l'ho scoperto, veramente l'ho comprato e ricomprato. Ora l'ho tradito, tra virgolette, perché ho voluto prendere la versione quella eh, fucsia viola, e poi vi scrivo in impressione il nome perché non me lo ricordo, ma devo dire che sicuramente... Quasi sicuramente vi annuncio già che io ritornerò a questo perché è un profumo che io adoro. Per quanto riguarda i prodotti di questo brand, Miss Meyers Clean Day, vi ho dedicato un video che vi metto appunto eh, nell'info box e in sovraimpressione. E eh, ho terminato il sapone per i piatti. Eh, devo dire che questa è la versione limone e verbena. Questa è la profumazione che è la mia preferita. Ovviamente ho provato solo limone e verbena e lavanda, quindi devo ancora eh, provare le altre profumazioni. però per quanto riguarda queste due, Limone verbena è una profumazione per me adorabile, assolutamente eh, idonea all'ambiente della cucina. Quindi, questo sapone per piatti l'ho adorato. Era delicatissimo sulle mani e io non uso quasi mai i guanti. E funziona benissimo: sgrassa, pulisce bene, fa una schiuma molto ricca che porta via qualsiasi cosa. Ovviamente, io lo utilizzo per lavare poche cose a mano e magari per pretrattare i piatti. Eh, molto incrostati prima di metterli in lavastoviglie e per quanto mi riguarda è un prodotto che ricomprerò seduta stante. Infatti in questi giorni volevo ricomprare sapone per piatti e eh, gli spruzzini, quindi quelli appunto per spolverare, per detergere in generale, però eh, volevo provare altre profumazioni. Fatemi sapere se mh, avete provato questo brand, come vi siete trovate, quali sono le profumazioni eh, idonee. Ovviamente per quanto riguarda eh, le informazioni più specifiche riguardo a questo brand vi rimando al video dedicato perché eh, ci ho impiegato diverso tempo e comunque lì ehm, vi do i dettagli. Di questi prodotti, questo mi è piaciuto moltissimo. Sicuramente è un prodotto eh, efficace e anche eh, ha un packaging veramente comodo perché, come potete vedere, da qui si tira su e fuoriesce il prodotto, dura anche eh, parecchio quindi prodotto super promosso. Un prodotto che invece ho fatto veramente fatica a terminare è questo profumissimo e senza platino. Il brand dovrebbe essere eh, Super Five. Non so, io l'avevo preso da Aqua e Sapone, ma veramente tanto tempo fa eh, perché avevo visto qualche video di qualcuno che non. Non ricordo sinceramente nemmeno chi, ehm, che raccomandava questi prodotti eh, per spolverare e quindi ho preso questo e anche un'altra tipologia che avrò da qualche parte, magari vi linko il profumo, cambia solo la profumazione, però questo era di un color giallastro, forse c'è ancora un gocciolino, non so se si vede. Ma ehm, il profumo non è assolutamente nelle mie corde, è fortissimo. Ma se fosse stato buono, alla fine andava anche bene. Sinceramente, no, era forte, ma lo trovavo nauseante. Non so nemmeno dirvi eh, che tipo di profumazione sia. Eh, se magari trovo eh, le note o quello che contiene, eh, ve lo linko, ve lo scrivo. Però, eh, sinceramente, no, e soprattutto è un profumo che persiste, quindi non è che lo usate e poi eh, va via e amen. No, persiste quindi mh, non è proprio per me eh, la confezione era quelle no gas quindi anche mh, il tipo di spruzzino non mi piaceva perché eh, non è che spruzzava nebulizzava bene lo spruzzino era piuttosto eh, diciamo scarso, ecco, non, no non mi piaceva nemmeno questo mi è durato un'infinità, alla fine l'ho utilizzato per pulire le vaschette dei gatti che eh, tutto sommato non si lamentano del tipo di profumazione e quindi l'ho utilizzato per quello, per pulire pulisce benissimo, cioè niente da dire, eh, per spolverare funziona benissimo, l'unica cosa che non mi è piaciuta è il tipo di profumo e un pochino l'erogatore, infatti questo serve per profumare l'ambiente, neutralizzare gli odori e vi dico che li neutralizza perché li copre, con questo profumo assurdo e deterge e spolvera, anche questa funzione la svolge benissimo e infatti la polvere non si rideposita subito. Quindi eh, dovete solo annusare e scegliere l'essenza giusta. Anche questo prodotto, usato una vita, ce l'avevo lì anche da diverso tempo perché. Come al solito a me dopo un po' mi stufo, mi piace provare altre cose, eh, quindi ho deciso appunto di finirlo eh, soprattutto per la cucina utilizzo l'isoform. Questo è al cedro bergamotto, profumazione che tutto sommato mi è sempre piaciuta, ma mh, i prodotti l'isoform eh, mi sono sempre piaciuti in qualsiasi tipo di profumazione. Questo uccide il 99,99% ,99 dei batteri, come tutti i prodotti l'isoform appunto hanno questo potere detergente disinfettante assolutamente eh, funzionale svolge benissimo eh, la sua funzione di detersione per quanto riguarda la rimozione dei batteri non ve lo so dire ma mh, devo dire che secondo me funziona molto bene ha un buon profumo quindi un buon rapporto qualità-prezzo se non fosse che mi piace provare cose nuove sinceramente questo l'ho comprato e lo ricomprerei anche in futuro questo è un prodotto che non compro sempre, è il detersivo per i capi scuri. Sinceramente, di solito prendevo per lana. Poi ho scoperto Sole che non avevo mai visto quindi non so nemmeno da quando eh, Sole faccia appunto il detersivo per capi scuri. Magari l'ha sempre fatto, ma mh, non lo so, non me ne sono mai accorta. Quindi l'ho provato e adesso eh, sto continuando a ricomprarlo perché adoro Sole e mi è piaciuto anche questo. L'unica cosa che non concepisco è eh, come mai i detersivi per i capi scuri li facciano in questo queste confezioni super minuscole da un litro che per me che ho ehm, tre figli e comunque siamo anche io e mio marito ci vestiamo spesso di scuro quindi eh, se devo stare a dividere gli scuri dai colorati eh, sicuramente ho più vestiti scuri rispetto ai colorati soprattutto adesso che le figlie crescono e vogliono vestirsi soprattutto di nero di blu scuro di questi colori quindi a me servirebbe un detersivo per i capi scuri mh, la stessa grandezza di un detersivo normale, perché io con questo 16 lavaggi, che poi alla fine non sono mai 16, ci faccio ben poco. Eh, quindi spero che solo o qualsiasi altro marchio eh, ascolti noi madri di tanti figli e ci dia questi detersivi per capi scuri in una confezione che non sia questa mignon. Anzi, se conoscete appunto prodotti oppure sapete che questi si trovano da qualche parte anche in confezioni grandi, magari eh, scrivetemelo sotto perché io sinceramente per ora non l'ho trovati qui da me. Eh, questo mi è piaciuto moltissimo, mi piace la profumazione, svolge bene la sua funzione eh, niente da dire, l'ho ricomprato e quindi continuerò a ricomprarlo magari spero in futuro in confezioni più grande altro prodotto che amo moltissimo è questo di Chantecler, i concentrati Um, li ho di tante profumazioni. Tre per ora ne ho trovate. Eh, quella verde al muschio bianco è stata la prima che ho comprato, però che ancora devo terminare. Questa è stata la mia seconda confezione eh, che ho provato: i sali marini e fiori di loto. E sinceramente, questa mi è piaciuta ancora di più di quella verde. Ha un profumo delizioso. Io lo utilizzo solo ed esclusivamente sulle lenzuola e sugli asciugamani quando non utilizzo l'ammorbidente perché li metto nell'asciugatrice. E quindi utilizzo questo per profumarli veramente. Fa un profumo pazzesco che rimane. Tanto che mia madre, quando siccome l'asciugatrice è sotto da lei, eh, quando tiro fuori le lenzuola dice: Mamma mia, ma che profumo usi? Che cosa usi per, per profumarle così? Perché è un profumo veramente persistente e buonissimo. Vi durano parecchio. Quindi questi sono super promossi. Ho preso anche la morbidente di questa tipologia, però devo essere sincera, mi piacciono di più eh, questi concentrati e trovo che durino anche un pochino di più. Quindi super super consigliato. Altro prodotto terminato, sempre del marchio eh, di cui vi parlavo prima, di Miss Meyer's Clean Day, è questo appunto che dicevo che dovevo ricomprare, lo spray multi superficie, però questa è la lavanda, l'altra profumazione che avevo preso. Allora, io devo essere sincera, per quanto riguarda la sua azione pulente, niente da dire, prodotto super raccomandato che mi piace e che infatti io ricomprerò. Però questa profumazione alla lavanda a me non è piaciuta per niente. Allora, è uno spruzzino super efficace, anche il tipo di erogatore assolutamente promosso, pulisce bene, spruzza bene, eh, confezione super comoda, bella anche da vedere, ma a me questo profumo di lavanda non piaceva proprio, cioè ha un non è una lavanda classica, semplice, è qualcosa che veramente mi dà fastidio. Non è molto persistente, però sinceramente mi dà fastidio. Io magari a volte ci devo pulire eh, lo sporco dei gatti oppure magari il cane che eh, sta tutta la giornata e non riesce a tenersi la pipì e quindi magari mi lascia qualche eh, ricordino in casa. E questo mi sembra che renda la cosa ancora... Peggio, ecco di quello che è, non mi è piaciuto per niente. Attualmente sto utilizzando quello limone verbena, che è tutta un'altra cosa. Quindi, questi vanno molto a gusti. Per quanto riguarda invece l'efficacia, assolutamente promosso prodotto terminato che compro e ricompro da una vita, infatti penso che ne avete vista un'altra confezione nel video precedente quindi niente da dire Acevc gel con candeggina vi avevo già detto che non lo avrei ricomprato un altro, infatti questa era la confezione che dovevo terminare perché volevo eh, provare a non utilizzare candeggina nel bc e quindi sto utilizzando i sali quaternari di ammonio vi farò sapere poi più in là come mi sto trovando eh, questo se eh, volete utilizzare appunto la candeggina eh, nel vc sicuramente è promosso perché è uno eh, di quelli appunto che non macchia il vc cioè di quelli appunto che eh, rimangono trasparenti è leggermente giall'ognolo ma comunque va via subito infatti io quelli colorati non li sopporto più perché mi lasciano sempre degli aloni che devi andare lì a raschiare quindi insomma poco pratici l'erogatore assolutamente promosso facile da utilizzare eh, non ha un buon profumo Ovviamente, ma non lascia nemmeno questo gran profumo di candeggina fastidioso. Quindi funziona e funziona molto bene. Sempre per quanto riguarda i prodotti per VC eh, avevo finito questo che avevo lì da una vita nel bagno, e penso, boh, non so se 6-7 mesi sicuramente l'avevo lasciato appunto da un, in un lato eh, del cassetto del bagno perché proprio non mi piaceva, non mi piaceva né la profumazione, che è una lavanda molto forte, persistente, e soprattutto perché è viola, bellissimo da vedere, ma il VC vi rimane viola a meno che non state Lì a raschiare e non mi va di perderci tutto questo tempo. Quindi, carino l'erogatore, funziona bene, azione pulente eh, niente da dire: eh, però, no, questi colori forti nel VC per me assolutamente bocciato! Ho terminato questo detergente profumatore della Deo Mix Pro che sicuramente avrete visto su Instagram nelle storie e non so se vi ne ho parlato anche qui su YouTube in passato, magari eh, se c'è un video appunto ve lo linko. Eh, questi li avevo presi dopo aver visto uh, un video da una youtuber che purtroppo mh, adesso appunto ha lasciato YouTube, di cui comunque mi fidavo perché reputavo molto onesta e sincera. Avevo fatto un ordine di questi prodotti mi sono piaciuti tantissimo. Eh, utilizzo anche il detergente per pavimenti, allora sicuramente sono dei prodotti che mh, hanno delle profumazioni molto, molto forti. Quindi vi devono sicuramente piacere. però io le profumazioni che ho comprato. Sinceramente, le ho trovate gradevoli tutte quante. Sono profumazioni molto forti e molto persistenti. Questa felce talco è promossissima, veramente molto buona se vi piacciono le profumazioni talcate. E dura tantissimo, è un detergente che utilizzavo per spolverare, anche per pulire all'occorrenza per terra se cadeva qualcosa, e funziona benissimo e lascia questo buon profumo a lungo. Quindi sono prodotti che mi sono piaciuti e che sicuramente ricomprerò in futuro questo profumatore ikebana della fragranteria è una fragranza spray per tessuti io questo più che per tessuti lo utilizzavo sì un po' sulle tende ma anche lo spruzzavo nell'ambiente quindi come profumatore e l'ho terminato e questa fragranza è veramente molto buona almeno molto nelle mie corde mi è piaciuta veramente tanto 100 ml eh, durata parecchio perché non è che io lo usi eh, tutti i giorni quindi sicuramente Raccomandato, ho terminato come al solito. Non so se mostrarveli neanche più. Eh, tante confezioni di pannolini per Francesco. Ormai sto utilizzando da diverso tempo Babilino che prendo eh, sia su Amazon che eh, sul sito stesso. Eh, questi sono quelli a mutandina, sono super comodi. Eh, L'elastico è molto resistente. Nessuna fuoriuscita, eh, veramente dei pannolini che sono stati una grande scoperta. Ottimo rapporto. Qualità prezzo, quindi se siete mamma e avete figli piccoli, sicuramente raccomandati. Mentre non vi consiglio assolutamente queste salviette find prese su Amazon, allora io adoro questo marchio di salviette find perché ehm, ho utilizzato quelle struccanti dopo penso averle scoperte da Giulia Cova, mi pare eh, più di un anno fa però usavo la versione azzurra, qui era azzurra, eh, quelle classiche credo, che funzionano benissimo, io utilizzo le salviette struccanti non per struccarmi con queste e basta, ma le utilizzo per esempio quando voglio togliere il mio trucco una volta tornata a casa e so che non devo riuscire, eh, mi tolgo il trucco e poi... La sera prima di andare a letto mi strucco per bene quindi, giusto per togliere il grosso, le utilizzo per questo oppure per magari rimuovermi qualche swatch che faccio sulle mani. Queste cose così allora, quelle di fine classiche sono super promosse. Poi vi metto magari la foto qui per farvi vedere il confronto. L'ultima volta, quando ho fatto il mio solito ordine, ho deciso di provare perché voglio sempre provare cose nuove la versione al carbone vegetale. Questa perché ha proprietà detossificate. Assorbenti, quindi tutte cose molto carine sulla carta. Adesso provo a farvi vedere. Proprietà assorbenti, disossificanti, vedete, c'è anche scritto carbone vegetale ottenuto dal guscio delle noci di cocco, quindi sembrava veramente una cosa carina, inoltre le salviette sono nere, quindi per me che sono fissata con queste cose mi faccio subito impressionare, ho detto bene le prendo. 25 salviette, rapporto eh, prezzo e numero di salviette assolutamente ottimo, confezione comodissima perché quelle di plastica appunto con il tappo. Così, che quindi rimangono ehm, belle umide all'interno, le salviette sono una cosa pessima. Ma penso, non lo so, tra le più. Brutte che ho mai provato, non per quanto riguarda la salvietta in sé, che è molto morbida, nera, bellissima da vedere, eh, però non è né ben imbevuta, perché comunque è una tipologia di salvietta molto più secca rispetto a quelle classiche, e è, anche se è indicata per pelli eh, come la mia, quindi pelli grasse, eccetera. È una salvietta secondo me un po' troppo secca. Secondo me non rimuove per niente bene il trucco. Infatti io mi trucco soprattutto in maniera abbastanza forte gli occhi rispetto a tutto il resto del viso e la matita rimane ancora lì. Il mascara rimane ancora lì, cioè devo stare lì a sfregare. Questa è una salvietta che sicuramente non raccomanderei a nessuno. E, ehm, a meno che appunto non vi truccate per niente, ma um, è inutile, quindi è una salvietta da riformulare. Mi dispiace, non mi è piaciuta affatto, non funziona bene. Quindi, per quanto mi riguarda, quelle classiche, quindi quelle azzurre, tutta la vita, perché sono ottime, queste sono bocciate. Poi ho terminato questo profumatore per la casa, per gli ambienti, che era eh, nella confezione regalo di coccolino dove c'era anche la candela. Vi metto eh, il link del video dove ve l'ho fatta vedere la confezione. Qui eh, e nell'info box e allora questa è una profumazione buonissima cioè se voi mh, mettete il naso appunto vicino a questo profumatore sentite ancora la fragranza che è veramente deliziosa sa di rosa leggera delicata insieme a qualche fragranza talcata veramente è una profumazione super per quanto riguarda la casa io l'ho messa nel corridoio che quindi è un ambiente piuttosto piccolo Devo dire che non l'ho mai sentita, sinceramente appena aperta sì, ma poi io non la sentivo più. C'è cioè, un tipo di profumazione che o è il mio naso oppure profuma ben poco, quindi non è qualcosa che io raccomanderei oppure è da riformulare. Non, non mi è piaciuta per quanto riguarda la persistenza e la durata, quindi bocciato. Super promossa invece questa candela Acqua di Parma della linea Blu Mediterraneo al fico di Amalfi. Questa è stata una candela che ho amato profondamente e mi dispiace di non riuscire più a bruciare questo fondo, ma sicuramente con il mio metodo lo recupererò e poi lo metterò negli armadi e profumerà sicuramente tantissimo eh, tutto l'armadio. È un profumo molto dolce, eh, non mi ricorda il fico, cioè se devo dirvi che lo associo al fico, no. Eh, però è un profumo molto dolce e molto buono. Non so dirvi mh, in modo specifico cosa mi ricorda. Vi metto sicuramente il tipo di fragranza qui scritta, perché comunque ne ho parlato quando ho parlato del video di queste candele e vi metto anche questo il link. È una candela, penso che è la candela che mi è piaciuta di più di quelle che ho comprato. Persistente, dura tanto, quindi ottimo rapporto qualità-prezzo ed è sicuramente un tipo di profumazione che ricomprerò in futuro. Ultimo prodotto che vi mostro, in realtà non è completamente terminato ma purtroppo lo stoppino non brucia più oltre, quindi anche questo dovrò recuperarlo per profumare i cassetti. Questa è una candela di Woodwick, eh, sono quelle candele appunto che hanno lo stoppino che brucia come un caminetto acceso, cioè fa proprio il rumore del caminetto acceso. Quindi, se amate il silenzio, sicuramente non sono candele che fanno per voi, eh, perché il rumore è decisamente forte. Cioè, comunque si sente soprattutto se c'è silenzio in casa. Bruciano comunque benissimo eh, sicuramente e hanno delle ottime profumazioni. È una candela che dura parecchio, infatti questa non è la versione grande e hanno fatto anche altre tipologie di queste candele, queste erano appunto le prime che compravo, è una candela che sicuramente eh, ricomprerò, che consiglio perché mi piace moltissimo come brand, anche la profumazione è molto classica, molto dolce, buona se vi piacciono le profumazioni dolciastre, caramellate, vanigliate, quindi questo tipo di profumazioni un po' godute. Appunto, che rimandano un po' i dolci, allora sono è una candela che fa per voi. Eh, è un brand che continuerò a ricomprare perché mi piace. Mi piace anche molto il, lo stoppino, appunto, questo rumore di eh, fuoco acceso. Lo trovo molto romantico e molto carino per quanto riguarda eh, le serate. L'ambiente quindi crea molto atmosfera. Eh, non è una candela, ovviamente, che utilizzo tutti i giorni, però è sicuramente raccomandata. Quindi questi erano tutti i prodotti terminati nel mese di maggio per quanto riguarda i prodotti per la casa, detersivi eccetera. Fatemi sapere voi che cosa utilizzate abitualmente, che cosa magari mi consigliereste di provare e fatemi sapere anche se avete utilizzato uno di questi prodotti e come vi siete trovati. Spero che il video vi sia stato in qualche modo utile, di avervi tenuto anche compagnia. Lasciatemi un like e un commento vi saluto perché mi fa piacere, vi rispondo sempre. Ovviamente mi raccomando, iscrivetevi al canale e Seguitemi anche su Instagram. Per il momento è tutto. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!